Buongiorno, Giorgio Vitali. Stasera siamo qui sull'autobus alla tarde, no? Alle 19 della tarde. 19. Che ci dice? Allora, siamo di ritorno dalla manifestazione, oggi 17 di febbraio, di ritorno dalla manifestazione in onore a Giordano Bruno. Riesci a prenderlo questo? Perfetto. Perfetto. Questo è un ottimo libro di Gabriele Laporta, studioso del Rinascimento esoterico e ermetico, in cui illustra la componente ermetica nel pensiero e nella formazione culturale di Giordano Bruno, il che è molto importante a ricordarsi, anche perché è evidente che questo personaggio, che era frate, evidentemente ha avuto la possibilità di informarsi anche su queste cose. Questo è molto importante a mio avviso. Un altro libro di cui voglio far vedere... Non a caso lui diceva che la magia era buona. Esattamente. Questo è un autore che, assieme a un altro grande intellettuale francese che si chiama Pauwels, ha fatto un libro importantissimo che ha rappresentato un momento rivoluzionario nella storia della cultura occidentale, intitolato Il Mattino dei Maghi, Le Matin des Magiciens, e ha lanciato una rivista, Pianeta, che ha rivoluzionato completamente di cui tu hai l'intera collezione, abbiamo detto più dagli volte. Dagli anni 60 in poi ha rivoluzionato completamente il pensiero occidentale. Anche lì parliamo sempre di piccole elite, di persone che pensano, gli altri non pensano e restano bloccati là dove devono rimanere. A conclusione, io ho fatto vedere questo, volevamo leggere qualcosa, ma qui non lo possiamo fare, però questo lo possiamo far vedere, perché è un libro di cui vogliamo far conoscere l'autore. Aspetta. Vai. Andiamo? Allora, lo leggiamo. Diego Fusaro, un grande filosofo, giovanissimo, che avrà tutto il tempo di sviluppare una sua sostanziale filosofia, anche se adesso è soltanto uno che fa parte di una integerrima schiera di studiosi autentici del pensiero di Marx, che non significa essere marxisti e men che meno comunisti. Anche perché significa... bisogna andare oltre i paletti che loro hanno. Però delimitato. Loro partono da un presupposto. Io so chi è stato il suo maestro, è stato un grande studioso, un grande filosofo, Costanzo Preve, e non a caso ha avuto addosso come cani arrabbiati quelli del Partito Comunista. L'hanno assalito da tutte le parti. Come quelli del Partito Comunista e soprattutto quello del PD, morto di recente. Allora leggiamo tre o quattro concetti che sono scritti qui, che si intonano perfettamente con quello che noi abbiamo sentito, che voi avrete visto, perché nel video l'abbiamo realizzato. Esattamente, un video con le parole eccezionali di questo grande, grandissimo, perché la grandezza di Giordano Bruno non solo è l'immensità del suo pensiero, ma la sua capacità di esprimerlo poeticamente, in quella sintesi fondamentale e chiaramente rinascimentale che c'è tra creazione poetica e sviluppo del pensiero. E vista del pensiero. L'ordine dominante non reprime oggi il dissenso, ma opera affinché esso non si costituisca. Fa un modo che il pluralismo del villaggio globale si risolva in un monologo di massa. Perciò dissentire significa opporsi al consenso imperante per ridare vita alla possibilità di pensare ed essere altrimenti. Queste sono frasi importantissime che noi aggiungiamo altre considerazioni scritte qui. Questo
a chi ha ancora il coraggio di camminare con la schiena dritta e di difendere fino alla fine le proprie idee. Questa è la dedica che Diego Fusaro fa ai lettori del suo libro, e questa è una poesia di Eugenio Montale che mi è piaciuta molto, da Ossi di Seppia. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E con questo, cari amici, chiudiamo con questa chiosa, quel bellissimo intervento che è stato fatto nella piazza dove fu sacrificato Giordano Bruno a Rogo, e che poi potrete ammirare nel video che ci ha preceduto queste mie piccole parole, poche parole. Basta così? Non vuoi aggiungere Basta altro? No, abbiamo fatto vedere questi libri. Ok, sempre so long. Sempre.